Buonasera, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura. Welcome. Tonight, we're going to talk, as you see, about Sicilian cuisine, the journey through time. It's one of the lectures that from time to time we devote to our food culture, which is so important for Italy, because it's a part of our cultural background. Each of us that comes from Italy comes with an idea of what you eat according to the traditions, according to the occasions, according to the place where you were born, according to your family traditions. So these varieties, this richness, I think it's important to cherish and to promote when we are abroad, to bring with us. It's part of our luggage. And in this particular occasion, we want to join, we have joined forces with an important institution which has its branch also in Toronto, which is the Accademia Italiana della Cucina. It's an institution that has been set up in Italy in 1953 in Milan by the food journalist Orio Vergani and a number of people that were that belonged to different sort of institutions that were musicians, that were professors at universities, that were in the arts, that feared, in a way, that the traditions of Italian cuisine with modern time would fade. And so they have embarked into this enterprise, and now it's been many, many years that this has taken place. This year in particular, the Toronto delegation, that's the name, celebrates its 45th anniversary. Which is really important. I mean, it starts next year, but we have here someone that can actually testify about the birth of the Accademia della Cucina in Toronto. We have Dr. Don Santamaria, who is actually the founder of the Accademia. So could you just stand up so that everybody can see you? Tonight, the head of the Accademia, who is a lady, Marisa Bergantini, please. Running the Accademia in a wonderful way. So as I said, and we have other members here tonight. As I said, this we are joining forces in order to invite every year someone from Italy to talk about Italian cuisine. Last year there was, I know if some of you have been here, but we had a talk on Piemonte, in particular on the area of Alba, because it was the celebration of the 150th anniversary of Italian unification, and Piemonte, of course, being the seat of reign of the Savoy and then of the future Italian kingdom, so was relevant. Tonight, instead, we go down in the deep Mediterranean, and we are going to talk about the Sicilian cuisine. The speaker tonight is Daniela Nifosi. Daniela Nifosi is a member of the delegation of Palermo, of the Accademia Italiana della Cucina, and she's a wonderful lady that I've had the opportunity of meeting during these days that she's in Toronto. So we want to welcome her here tonight with a warm cheers and ask her to come and talk about it. Alberto Diamante that will translate for you into English. So for most of you it would be also interesting to hear. So
some Italian be spoken, and listen to a beautiful way of describing and talking about the history, because the topic of the talk is how we get through time to what is today the Sicilian cuisine. So it's a journey through time and through the history of Sicily. Thank you, Daniela. Welcome, and the floor is to you. So as said, Mrs. Arena Pisani, my name is Daniela Isusi, and I have been a member of Accademia Italiana della Cucina since 2002. I'm not an historian, I am a vet, and I work in Sicily, in Palermo, in the Department of Health for the regional Sicilian government. But I love cooking, and I am interested in everything which revolves food, and I'd like to keep up the tradition. For my presentation, I'd like to talk to you in English, but forgive me if I use Italian, and I thank Alberto, who will translate for me. And I also thank Mrs. Marisa Berganini and Mrs. Adriana Frisaina for giving me the opportunity to be here today. Adesso andiamo in italiano. Ci proviamo. When is your story time? My story? I mean, you're not going to get me a new television series or something that much. See, long number of this comedy. Quindi la Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo ed è posta al centro del Mediterraneo. Ed è proprio per questa sua posizione geografica è stata sempre in crocevia di popoli e di culture che si sono succedute nel secolo. La Sicilia appunto ha 5 milioni di abitanti e Omero la chiamò Isola del Sole proprio perché il sole è presente per molti mesi dell'anno. Per i greci fu Sicania e poi invece per i romani Trinacria per la sua forma triangolare dovuta quindi ai tre promontori, ai tre angoli, quindi. Okay, just one thing, it's always been the crossroads of many cultures, not the target will get a bersaglio. Io vado a others. Quindi abbiamo allora capo Peloro, capo Libeo e a sud capo Passero. Proprio appunto Trinacria per questa sua forma triangolare. Yeah, everything she said is written right there, so Trinacria is trying to shape. We'll see it back here. You want me to read it? Okay, so Sicily is the main island in the Mediterranean Sea, and it's the crossroads of the Mediterranean. And that's why it's been the crossroads of many cultures and civilizations within the Mediterranean Sea, which have integrated harmoniously over the centuries. The Greek poet Homer called Sicily the island of the sun, and the Greeks used to call it Sicania, and then the Romans called it Trinacria, which means triangular land.
Questo è il triscia, è il simbolo della Sicilia. Vediamo che è la testa di una donna con queste tre gambe. Il triscello lo troviamo sulla bandiera della Sicilia e nel periodo appunto dei Romani ha soltanto questa ricorda appunto per la forma triangolare, quindi la forma dell'isola, ma ancora prima dell'epoca romana, quindi durante i Greci, questo simbolo era probabilmente gli studiosi lo interpretano come un simbolo religioso, rappresentando il sole, quindi come le stagioni, con l'inverno, con la primavera e con l'estate, oppure con la luna, con le falci lunari. Infatti vediamo questo simbolo che è rappresentato anche in alcune monete dell'antica Grecia. Ma c'è anche una leggenda, un mito dietro questo simbolo che risale al tempo dei Greci, quindi all'antologia greca, ed è il mito di Perseo. Perseo quindi uccide, per difendere la propria madre, uccide una delle tre gorgoni, la Medusa, a cui la dea Atena aveva trasformato i capelli in serpenti, però lasciandole il potere di pietrificare chiunque la guardasse. Perseo quindi mozza la testa della Medusa, infatti vediamo l'immagine questa statua del Benvenuto Cellini a Firenze, e regala la testa della Medusa alla dea Atena, che l'aveva aiutato per uccidere appunto la Medusa stessa. La dea Atena quindi trasferisce questa testa sulla propria corazza per aumentare il suo potere, proprio perché anche da morta conservava questo potere di pietrificare i nemici. Quindi questo significato di tenere lontano il maligno è appunto un significato che ritroviamo nell'antica Grecia, quindi in questa leggenda naturalmente. Ok, so that's the triscele, that is a symbol of Sicily, with the head of a woman with three legs. It's also included in the Sicilian flag. Can you hear me? Am I loud enough? Okay. So it's also included in the Sicilian flag, of course. This was known to the ancient Romans, but it actually predates the Romans back to the times of the Greeks, and it has very important religious pagan symbolism. According to historians, that symbol reflects the sun in the center, as well as the three main seasons, winter, spring, summer, and the lunar phases, and it is reported in ancient Greek coins. As you know, the south of Italy was a Greek colony, Magna Graecia, so the Greeks were dominant in the whole southern Italy. And another legend that is connected to that triscele is the legend of Perseus and Medusa. Those of you who have seen the movie The Clash of the Titans, when Perseus has to defeat the multi snake-headed woman, that's the legend, and he does it by looking at the reflection in the shield, because the goddess Athena told him, don't look at Medusa, one of the three Gorgon sisters, don't look at her in the eyes or you will turn into stone. So he sees a reflection and kills her over his back by cutting her head off. But then her head is also used on a shield, because in ancient mythology it was believed that having the head of Medusa could somehow defeat evil, the evil spirits, and bring you good fortune. On the right you have the statue of by Cellini, that is Perseus defeating Medusa and holding the head up triumphantly. Ma la cucina siciliana comunque è una cucina legata al territorio, e questi, vediamo, sono i prodotti che costituiscono la cucina siciliana, quindi il pane e la pasta, i legumi e i cereali, frutta e verdura, il pesce, i formaggi e la ricotta, e poi naturalmente la produzione dell'uva e dell'olio e delle olive per appunto la produzione di olio e di vino. Of course, Sicily, the history of Sicily and the Sicilian culture
is very much tied, the Sicilian cuisine is tied to its culture, to its history, to its land. Some of its most important products, of course, are pasta, bread, legumes, cereals, fruit, vegetables, fish, cheeses, ricotta, and then, of course, grapes and oils, which are used to make, and olives, which are made to, used to use to make oil, and grapes, which are used to make wine. Quindi andiamo con ordine, per parlare appunto della cucina siciliana è necessario anche sapere quali sono state le dominazioni che si sono succedute appunto sul territorio. Quindi dopo le prime popolazioni locali che erano gli Eli, Messicani ed anche i Fenici, dalla Grecia nell'VIII secolo prima di Cristo arrivano da Atene, quindi in Sicilia i Greci, che colonizzano quindi delle città sulle coste e quindi abbiamo ancora oggi degli splendidi esempi dell'arte greca, quindi vediamo per esempio Agrigento, il Tempio della Concordia, oppure a Selinunte il Parco Archeologico, e così per esempio a Siracusa il Teatro Greco, dove ancora oggi ogni anno nel mese di giugno si svolgono le rappresentazioni greche. E in questo periodo la Sicilia attraversa un periodo di grande fortuna, anche perché i greci sfruttano le grandi risorse in maniera favorevole, sfruttano le grandi risorse dell'isola. Per esempio abbiamo sicuramente la cultura delle olive, vediamo in questo vaso attico che si trova al British Museum appunto questi uomini che battono con delle canne gli alberi di olive, quindi sicuramente si produce dall'olio. In order to understand Sicily, it's important to know all the populations, or some at least, of the most important populations that invaded and therefore left their footprint on the island. We have the Elmi, the Sicani, and the Phoenicians, of course, which invaded the island throughout the centuries. Then we have the Greeks in the 8th century BC. The Greeks invaded the land and settled there. We still have many temples. In Agrigento, we have the Temple of the Concordia. Those of you who know Woody Allen, he made a film there. Mighty Aphrodite was shot there. In one of the Greek temples there, Selinate, the architectural park, Siracusa, we still have every year there are Greek representations of plays in the spirit of ancient Greece. And of course there's a great deal still to this day of natural resources that are being used today. We mentioned wine and grapes, so there the production of olives and the production of olive oil. On the center, that is an Attic vase that is now, like everything else, almost is in the British Museum. E invece qua vediamo l'immagine di Polifemo, infatti se chi ha letto il poema di Omero, appunto l'Odissea, ricordiamo che quando Ulisse entra nella caverna del ciclope Polifemo, trova molti vasi di colmi e traboccanti di siero, di latte, ma anche di vino, e tra l'altro anche in un angolo degli agnelli e dei carretti. E quindi sicuramente la pastorizia era portata avanti al tempo dei greci, quindi il pecorino siciliano è sicuramente uno dei prodotti più antichi, uno dei formaggi storici e tradizionali più antichi che abbiamo appunto in Sicilia ma anche nel resto del mondo. Okay, those of you who are familiar with Homer, the Odyssey, you will remember, that's Polyphemus, by the way, the Cyclops, that's a representation of the giant Polyphemus, who is described in the Odyssey as being this one-eyed giant that Ulysses has to defeat, and Ulysses goes into the cave and he finds milk, he finds wine, he finds sheep, and he pretends to be one of the sheep and hides, he grabs hold of one of the sheep and
manages to flee the cave, and then Polyphemus says, "Who are you?" And he says, "My name is Nobody." You'll remember the Kirk Douglas movie, or Armin de Santa, perhaps, going way back. And then, if you're a Clint Eastwood fan, that was taken over by Sergio Leone with a series, "My Name is Nobody." I don't know anything. I'm just taking inspiration from. What is it saying that the invasion of Sicily? Sicily was never invaded. Colonized. Dopo le tre guerre puniche in Sicilia quindi arrivano i Romani. So after the three Punic Wars, the Romans do not invade, they colonize the Sicily. Nel periodo romano la Sicilia fu un periodo anche di splendore, nel periodo della Repubblica che anche con l'impero di Cesare. La Sicilia era chiamata il granaio della Repubblica per la grande quantità appunto di grano che veniva prodotta. Abbiamo degli splendidi esempi dell'arte di arte romana in Sicilia, per esempio a Catania il teatro romano, o a Taormina il teatro greco-romano, oppure se venite in Sicilia non dovete mancare di andare a visitare a Piazza Armerina la Villa del Casale, la casa di un nobile, appunto di un ricco romano che è molto ricca di mosaici che rappresentano scene di vita quotidiana. Per esempio qui vediamo il bagno delle donne, quindi il primo esempio delle donne in bikini già ai tempi dei romani, oppure scene di caccia, qua vediamo la caccia al cinghiale. So when the Romans arrived in Sicily, they started a glorious period of art, of architecture. And let me see. During the Roman Republic, this is a time when the Roman Empire reached one of its highest moments of splendor. We have some of the examples in the top left, but there are many others. In Taormina, in Catania, there are Roman theaters, Roman amphitheaters. Piazza Armerina, it's a villa of an ancient Roman lord. Has not yet been bought by Hollywood superstars, but I think it might be. Then we have in the bottom left we have women bathing in bikinis, and in the right we have a scene of boar hunting. E quindi abbiamo ancora in questo periodo l'utilizzo, abbiamo visto, del grano, ma anche di altri cereali, quali il farro, venivano fatte delle polentine e quindi insomma veniva anche panificato. Inoltre, durante il periodo dei Romani, per esempio, si utilizzava il garum, che era un condimento proveniente dal fatto appunto con le ricci salate, con le sarde salate, e ancora oggi nell'Italia meridionale, per esempio, abbiamo la colatura di alici di cetara, che è un altro prodotto di derivazione appunto dalla produzione delle alici salate. E così, per esempio, appunto l'utilizzo delle acciughe salate è una componente che troviamo ancora oggi in molti piatti della cucina siciliana, quindi possiamo fare risalire appunto a quel periodo quello che tradizionalmente viene utilizzato, appunto l'acciuga salata. E poi abbiamo appunto le invasioni barbariche, quindi la Sicilia fu invasa dai Vandali, dai Goti e dai Bizantini, che sfruttarono il territorio fino appunto al III secolo dopo Cristo. Yes. One of the most important products that have been historically produced in Sicily is wheat and cereals in general, spelt. Which was made into polenta, was made into bread, and there's the garum, which is a condiment that has been used for many centuries
and also salted anchovies, which are used in many dishes in Sicilian cuisine. Then, allegedly, barbarians invaded Sicily. The Vandals, the Goths, and the Byzantines, they exploited the land, but very politely, until the third century AD. In più abbiamo il periodo degli Arabi, che sebbene governarono e rimasero appunto in Sicilia per circa 200 anni, fecero di Palermo il centro dei loro commerci e l'Emiro pose capitale a Palermo. Fu un periodo molto, molto importante per la Sicilia, perché per esempio dal punto di vista dell'agricoltura furono portate grosse innovazioni, l'acqua venne canalizzata e così in questo modo se Palermo dei primi del Novecento viene chiamata la Conca d'Oro grazie per la presenza di agrumeti e proprio grazie appunto agli arabi che avevano rivoluzionato l'agricoltura. Altre piante che introdussero gli arabi per esempio furono le pesche e gli alberi di pesche di albicocche, i carciofi e gli asparagi, l'albero di carrubbo, gli stacchi. Inoltre molte influenze positive appunto sulla cucina siciliana attuale le dobbiamo proprio al periodo arabo. Moltissimi dolci siciliani sono appunto di origine araba, anche proprio nel nome, per esempio la cassata siciliana, il termine quasat ha un significato proprio di pecinella, quindi proprio la forma, che poi vedremo anche come viene fatta, quindi questa forma appunto di contenitore, oppure la cubaita, che è un altro dolce, che viene chiamato altrove torrone, ma in Sicilia viene fatto con i semi di sesamo o con le mandorle, gli stalmiere allo zucchero. E poi ancora, per esempio, i mercati che troviamo ancora a Palermo, il Ballarò, la Buccivia, il Capo, sembra quando li si attraversa di essere in un paese nordafricano, nel souk o nella Medina, insomma, degli capitali del Marocco o della Tunisia. In Sicilia abbiamo So one of the most important populations to politely enter Sicily is the Arabs. The marriage between Arabs and Sicilians is extremely important in Western culture. I'm going to tell you a little bit that you didn't mention, but it's extremely important. And the Arabs introduced agriculture. This is back when the Arabs were at the peak of their cultural development, and they arrived in Italy. They also arrived in Sicily, in Spain. That's why Palermo is called the Conca d'Oro. They brought certain techniques, agricultural techniques, that improved the way in which things were farmed. Posso aggiungere un paio di cose, signora? Words like sugar, words like almanac, words like algebra, words like zero, the concept of zero did not exist in ancient Rome. It was introduced by the Arabs. And it's extremely important because the Romans did not know what the zero was. And it's virtually impossible to do additions and subtractions and multiplications if you don't have a zero. So the Arabs introduced the zero in Sicily and in Spain, into the Arabic word is sifir. You cannot do algebra, you cannot do calculus, you cannot do any of those things if you don't have a zero. Also, the exploration of the planets, there are thousands and thousands of stars that have Arab names. And the Arabs arrived in Sicily, as they said, and in Spain, and introduced these concepts and spread them in Europe. And from Sicily and from Spain, they traveled all over Europe. And then, of course, we have the torrone, which is made of sesame seeds, the cassata, which comes from Arabic cassad. We have Palermo, which becomes one of the most important agricultural centers in southern Europe. Thank you. Vediamo importantissime tra
monumenti appunto in Sicilia, per esempio a Palermo questo è il castello dell'Arzisa che era la residenza dell'Emiro, oppure in tante chiese che adesso accolgono il culto cristiano cattolico erano originariamente delle moschee, infatti appunto vediamo le tipiche volte così delle arabe. Mentre all'interno di queste chiese, poi per le successive dominazioni, all'interno sono anche barocche. E questo per esempio è la cattedrale di Palermo, e comunque c'è da dire che nonostante c'era una civile coabitazione tra la cultura, tra la religione araba e cristiani, comunque i cristiani non sopportavano questa dominazione e venivano sempre visti come degli invasori. Pertanto anche nelle rappresentazioni dei cupi siciliani oppure nei caratteristici carrettini siciliani si ha sempre questa rappresentazione della lotta contro i saraceni. On the left you have the Castello dell'Azzisa. That used to be a temple of an Arabic emir. And then later it was Christianized and it was used by the local populations when the Arabs were politely asked to leave. There are many churches, as you can see in the top right corner, there are many churches that used to be mosques. They were built by Arabs for their Islamic cults, but then later they were converted into Christian churches. But you can still see the dome, the yellow domes there, which recall Byzantine. Architecture, and then throughout the centuries you have of course Byzantine influences, Baroque influences. There's the Cathedral of Palermo. We should note that even though officially there was a friendly cohabitation between Arabs and the Christians, in reality there was a lot of resentment towards the Arabs because of course they were unwelcome guests in the cupazzi. Those are puppets, they're hand marionettes that often depicted the invader, the Saracens, as an unwelcome guest. And then you have a cart down on the right, which also depicts the unhappiness with the new arrivals. Quello è appunto il periodo dei Normanni, quindi dalle questioni che vengono dal nord con Ruggero II che diventa re di Sicilia e di Puglia e lui riorganizzò amministrativamente la Sicilia, e con Federico II la Sicilia diventa un centro di grande cultura in quanto Federico II appunto ama circondarsi di scienziati sia europei che arabi. E all'interno di alcune chiese, anche il palazzo, per esempio il palazzo dei Normanni, che è l'attuale sede del governo regionale, abbiamo per esempio la Cappella Palatina, riccamente decorata con mosaici, o all'interno sempre del palazzo dei Normanni la stanza di Ruggero, nella quale troviamo raffigurate scene di caccia, ma anche animali esotici, vediamo dei ghepardi e dei pavoni. E poi il Cristo pantocratico della Duomo di Cefalù o anche della cattedrale di Monreale. Questa è la cattedrale di Palermo, all'interno abbiamo invece la tomba di Federico II, che è ancora meta di tanti turisti stranieri, soprattutto tedeschi. The Normans, of course, are a very important population in terms of the development of Sicilian culture. When they arrive, Ruggero II, he becomes king of Sicily and also of Puglia, and he organizes the administration of the island. Federico II is a lover of Sicilian culture and Arabic culture. He loves science, the arts, and so he puts together the best Sicilian and Arabic scientists in order to foster the development.
through financial assistance and through his own protection. And then we have many churches, like the Palazzo dei Normanni, which is now the location where the current regional parliament sits. And we have the Cappella Palatina with its mosaics. And then we have the Stanza di Ruggero, Ruggero's personal room, where you have many mosaics, many depictions of hunting scenes, exotic animals like leopards, peacocks. Then we have the Cristo Pantocrator, the Pantocratic Christ, the image of Christ, the omnipotent, in the vault there. We have the Monreale. Where is Monreale? Monreale is okay, close, just north of Palermo, and then we have the tomb of Federico II, yeah, which is top right. That is also a big tourist attraction. A lot of northern tourists, Germans, especially German people, come down and visit. Okay. Poi abbiamo il periodo degli Angioini con Carlo d'Angio, francese, e comunque rimane per poco tempo in Sicilia. La Sicilia diventa passa agli aragonesi e poi successivamente agli spagnoli. Okay, so the Angevins are the next guests to arrive. Charles d'Anjou, the French king, arrives in Sicily and he briefly becomes the king of Sicily, and then he is replaced by the Spaniards. Il periodo quindi della dominazione spagnola e poi anche dei Borboni è intanto la capitale viene spostata da Palermo a Napoli e siamo nel pieno periodo barocco nel 1700 e quindi è un periodo molto ricco e molto fastoso per quanto riguarda l'aristocrazia. In Sicilia abbiamo il vice re, non abbiamo più il re. Ma anche i monumenti, per esempio, soprattutto le chiese, qua vediamo la cattedrale di San Giorgio a Ragusa, tutto il barocco della Val di Noto, o ancora a Palermo i Quattro Canti, o la piazza dei Municipi a Palermo, o le ville di Bagheria. Sono quanto più si possa immaginare di ricco, di fastoso e di ridondante. Lo stesso quindi possiamo anche dire per la classe aristocratica che si trovava in Sicilia, quindi loro cercavano di sfoggiare quanto più la loro ricchezza e la loro magnificenza ed è per questo motivo che anche nella cucina siciliana abbiamo questa la cosiddetta, la nascita della cosiddetta cucina dei Monsù. Cucina dei Monsù? Lo sanno tutti? No, okay, so we have the Spanish domination, the Bourbons, who replaced the French, and they shift the capital of their kingdom from Palermo to Napoli. And some of you might know, or maybe you don't know, one of the Star Wars films has a brief scene in Caserta, the castle of Caserta. Anyway, there are churches, there are monuments, you can see some of them here in Palermo, in Bagheria, the St. George Church in Ragusa. This is basically a way for the aristocrats to show off their wealth and their power in southern Italy. And then we have the Monsù. Cucina dei Monsù is the... Se rileggiamo il libro di Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che poi fu trasposto nel celebre film di Luchino Visconti, con il cast d'eccezione, con Bart Lancaster, Alain Delon, Claude Cardinale, rileggendo proprio alcune pagine di quel libro, sembra di vedere questa immagine e questa figura, questa appunto... immagine del timballo di Maccheroni che entra trionfale sul tavolo del principe di Salina. È un timballo dalla crosta dorata, fragrante di zucchero e di cannella, dalla quale fuoriescono dei piccoli maccheroncini, i crisili di bechamel con fegatini di pollo, sfilacci di prosciutto e di pollo, uova, tartufi.
Quindi è proprio un piatto riccamente presentato ed elaborato, e questo appunto era quello che si voleva in quel periodo mostrare quanto più la ricchezza, perché gli aristocratici, appunto i baroni di quel periodo usavano fare venire direttamente dalla Francia il cuoco francese, perché la cucina francese era quanto di meglio ci potesse essere in quel periodo. Allora ecco la parola cucina del Monsieur, perché questi cuochi francesi venivano chiamati Monsieur, che poi veniva simpaticamente storpiato questo termine dalle maestranze locali, quindi dagli aiutanti del cuoco, da Monsieur diventava Monsieur, per cui la cucina del Monsieur. Altri piatti di questo periodo, che tra l'altro appunto risentono della influenza quindi francese, anche nell'utilizzo per esempio della pasta frolla, oppure della cipolla al posto dell'aglio, per esempio un altro piatto, la glassato, anche il termine glassato, glacé, era di origine francese, ed era un tocco di carne cotto con tanta cipolla e del vino, oppure il falso magro, false magro, quindi farcito di magro, con delle uova all'interno e delle verdure, o anche i dolci. Okay, so Il Gattopardo, the Leopard, filmed by Luchino Visconti, which shows the wealth of the aristocracy, the ostentatious richness and power of the Sicilian aristocracy, with Bert Lancaster, Alain Delon, Fabio Cardinale. One of the most important scenes is when they have this great ball where the steam ballo is presented. Okay, so you get the point. Yes. Can you just please translate what she's saying? Sure. Thank you. Sure. This is the Bourbon family, and the chef was invited down from France, because the French cuisine was considered the supreme cuisine at the time. And the name Cucina de Monsieur comes from the word monsieur, the French word, of course, which was distorted by the helpers, by the kitchen scullions, was distorted into Monsieur. And then we have one of the influences of the French cuisine has to do with the replacement of garlic. Garlic is not used, but onions are used. And then the aglassato, which is glazed meat, and shortcut pastry is used with the meat and the falso magro, also a French delicacy that was poured in Sicily. Anche i dolci quindi erano molto ricchi e fastosi, per esempio il croquembouche, che era un insieme di profiterol disposti a montagna, oppure i parfait, o i bignè dauphine. E quindi tutti questi dolci sono molto, molto ricchi e molto, molto belli anche da vedere. Ma se appunto i ricchi gozzovigliavano in questo modo, trattandoci appunto con questi piatti di grande preparazione, di grande pregio, anche il popolo cercava in qualche modo di non essere da meno, naturalmente non potendo permettersi questi alimenti, questi cibi così ricchi. Ecco che abbiamo delle trasposizioni, abbiamo dei plagi, per esempio le sarde a beccafico, che sono soltanto fatte con delle sarde all'interno della mollica di pane, però sono a volte riccamente disposte da sembrare quindi dei beccafico, quindi dei uccelletti. Oppure la pasta con le sarde, che è un piatto unico, molto ricco. Ok, ci sono perso un paio di cose. Comunque, some of the rich pastries that were borrowed from France. One is the bignè, menzionato bignè, qui dice? Croquembouche, oui. Le parfait, oui. Bignè dauphine. Yeah. These are some of the richer French pastries that were used in Sicily. They were very fancy, very elaborately created, and the local population
wanted to imitate, to emulate some of these dishes, but they couldn't afford to do it exactly the same way. So there are some transpositions, some plagiarism, so to speak, like the sardia beccafico. They're again, the birds, game birds, and they're made with the soft part of the bread, and are made to resemble. Okay, we're going to show them. We're going to show them later, and they're made to resemble some of the more fancy aristocratic dishes. Un altro piatto, per esempio, la pasta con le sarde, che è un piatto tipico siciliano. Se non si riesce neanche a comprare le sarde, ecco che si fa una pasta chiamata con le sarde al mare, perché le sarde sono rimaste al mare e si fa soltanto con le verdure. Oppure le quaglie, che potrebbero sembrare sempre appunto degli uccelletti, ma in questo caso sono delle melanzane fritte con dei tagli, con tutta la buccia lasciata lì, e sembrano poi disposti, se non degli uccelletti, delle quaglie. In realtà è soltanto un piatto povero, perché sono delle melanzane. Ok, one is the pasta con le sarde. This is the aristocratic, it's an attempt to imitate the aristocratic pasta con le sarde by making something called sardi a mare, because the sardines are left to the sea and the dish is made with vegetables made to resemble the sardines. Then we have the quaglie, the quails, which of course are birds, but the poor people would make the quaglie using fried melanzane, aubergines, eggplants, and with the skins left in to emulate, to look like birds. Ecco adesso quindi alcuni piatti caratteristici siciliani. La pasta, sicuramente già ai tempi degli arabi si faceva la pasta in Sicilia, probabilmente ne erano venuti a conoscenza durante i loro commerci con i cinesi o con i persiani, e anche vicino a Palermo c'era uno stabilimento che produceva della pasta. E la pasta, che in alcuni formati sono particolarmente caratteristici, per esempio vediamo questi qua che vengono chiamati busiati e che vengono fatti attorcigliando quindi un cordoncino di pasta attorno ad un ferro da calza oppure ad uno stero ad una spiga oppure gli anelletti. Okay, some of the more characteristic dishes in Sicily are the pasta, of course. These were the product of influence and trade with the Chinese and the Persians. In Palermo there was a center for the production of pasta, and there's certain typical formats. One is the busiati, you said, which are rolled around a thread or a string that was normally used to make socks. Okay, now it's used for socks, but in the ancient times it was used for to roll around the pasta. Poi questi anelletti invece, che sono la base per il timballo degli anelletti, un altro piatto della cucina appunto del Gonzù. Oppure questi cavatelli, che vengono fatti imprimendo quindi la forma delle dita nella pasta. I condimenti quindi che venivano utilizzati. So there's the anelletti, which are the basis for making the timballo. It's in the bottom right. And that's also one of the features of the Monsù, the Monsù cuisine. And then we have the cavatelli, which are wrapped around which are made by wrapping the pasta around the fingers. Quindi i condimenti utilizzati erano quello che si trova sul territorio, quindi con le verdure oppure anche col pesce. E per esempio con le verdure, una pasta molto adesso questa è una pasta nuova, diciamo relativamente recente, la pasta alla norma. Quindi con le melanzane fritte, la ricotta salata, che si deve al periodo appunto di Bellini, quindi quando gli fu servita questa pasta esclamò che era come la sua opera, quindi fu chiamata appunto la norma. Oppure la... So the condiments are based on vegetables primarily and fish. There are new types of pasta which have recently come into use according to new regulations. We have, for instance, fried eggplants and with ricotta, salted ricotta cheese. And the Bellini is said to have tasted this and said that this is as good as one of my works of art. So that has been, that's a tradition, yes.
Un'altra pasta è questa qui con i tenerumi, sono delle foglie di una zucchina lunga che si trova nel periodo estivo, è proprio una minestra che si mangia d'estate per combattere anche l'afa estiva, viene anche chiamata pasta con le pezze, perché le foglie hanno, sembrano del velluto e quindi pasta con le pezze. E poi ancora i condimenti di pesce. Questi sono i tenerumi. Okay, these are leaves of the zucchini. They're used in the summer because they make soup with it that helps you cope with the heat, the humidity in the summer. And then there's the pasta con le pezze, which resemble the pezze are the patches of velvet because the leaves resemble the patches of velvet. E poi ancora condimenti di pesce, la pasta col nero delle secchie oppure con i ricci, questa è una pasta che sembrerebbe attuale, in realtà anche nelle satire di Orazio un certo Curtillo dice che appunto quanto è buona la pasta condita con quello che viene fuori aprendo i ricci appunto in due. Ma un'altra pasta... another type of pasta is the one with squid ink, that's that one there, and then in the Horace's satire there's also sea urchins, that's right there. He mentions the delicacy and the exquisiteness of that type of content. Qui vediamo la pasta con le sarde, quindi questo è un piatto tipico, tradizionale, e vediamo quali sono gli ingredienti che lo compongono, quindi pinoli e uva passa, e quindi questa è un'origine di andare sicuramente al periodo arabo, quando appunto introdussero quindi questi i pinoli, quindi anche l'accostamento del dolce e del salato, che troviamo in moltissimi piatti siciliani, bisogna sicuramente riandare al periodo appunto arabo. Poi i finocchietti, che è una pianta selvatica che si trova appunto in Sicilia, le alici salate, abbiamo detto, del periodo dei romani, poi le sarde fresche, questo è il condimento pronto, e quindi la pasta con le sarde, sulla quale immancabilmente deve essere utilizzato del pane grattugiato tostato. Okay, a couple of things I honestly don't know. The pinoli, I don't know what they are. Uva passa. Okay, so the raisins, in questo senso. Finocchietto, that's the fennel. Fennel. The pinoli and the raisins come from the Arab influence, and they confer a sweet and sour taste, which is typical now of Sicily. And then there's the alici salata, the salted. Alici, anchovies. Okay, anchovies, and also, they're both similar, I guess. Okay, so there are some are canned and some are fresh, salted, and sardines that they're used with bread, toasted and grated bread. Il pane è un altro alimento che non può mancare mai sulla tavola appunto dei siciliani, è sempre legato alla religione, sia alla religione pagana, per esempio già ai tempi del Romano dei Greci venivano fatte delle forme di pane che richiamavano il sole, la luna o gli animali. E per esempio durante nel periodo della Magna Grecia ad Atene si panificavano ben 72 tipi diversi di pane e nella colonia di Selinunte 14. Nella colonia di? Selinunte. Attualmente in Sicilia si fanno svariate forme di pane e su queste spesso vengono messi i semi di sesamo, i semi di cimino. E anche qui ricordiamo appunto che furono introdotti dagli arabi. Bread, of course, is one of the most important staples of Sicilian cuisine, and it's tied to religious traditions, both pagan tradition and the Christian tradition, but as well as, of course, the pagan traditions, the Roman and Greek traditions. The shapes historically often resemble the sun, the moon, various animals. During the time of the Magna Graecia in Athens, there were 72 different types
of bread were being produced, and then in Selinunte, 14 different types of bread were made in Sicily. A lot of them were made, some of them were made with sesame seeds and different kinds of cereals that were borrowed from Arabs. E il pane quindi è collegato oggi a delle feste religiose, per esempio il 19 marzo in alcune cittadine della Sicilia si fanno queste forme di pane molto particolari e che vanno anche a decorare e che si espongono quindi anche sulla strada. Bread of course is also tied to many Christian traditions. The 19th of March is one of them, where people expose out in the open their elaborate breads, their kind of a decoration, and they're exposed out in the street for people to see. Un'altra componente della cucina siciliana è il pesce, naturalmente essendoci molte, cioè essendo nel centro del Mediterraneo, quindi le popolazioni sulle coste. Sia erano attenti appunto alla pesca. Se arriviamo anche ai mercati siciliani troviamo anche splendide disposizioni del pesce che sembra appena quasi vivo appunto sul ghiaccio, ma tradizionalmente due grossi pesci sono pescati in Sicilia, nella Sicilia occidentale il tonno e nella Sicilia orientale il pesce spada. In questo vaso. Another staple of the Sicilian cuisine, of course, is fish, being an island at the center of the Mediterranean, especially along the coastline. Many Sicilians are fishermen or fisherwomen. There are splendid displays, as you can see there, of fish in the fish market. There are some illustrations of fishing. Two of the most important fish are tuna in the western part of Sicily and the swordfish in the eastern part of Sicily. In questo vaso che si trova al Museo Andrevisca di Cefalù vediamo questo appunto vaso greco e questo signore dedito a sezionare un tonno e un avventore con una moneta in mano appunto per comprarlo. Il tonno veniva quindi pescato con una pesca tradizionale, la cosiddetta mattanza, quindi venivano contatti convogliali, banchi di tonni, delle reti sempre più strette in modo tale da poter agevolmente pescare. E invece il pesce spada, vediamo questo appunto nello stretto di Messina, questa speciale imbarcazione alla cui sommità vi è un uomo che avvistava da lontano i banchi di pesce. So the vase here on the top left, Mandralisca Museum in Cefalù, that depicts a fishmonger selling fish to a man who's offering a coin to purchase it. That of course, one of the most traditional, the bottom left, most traditional way of fishing is what's called the matanza, which is the killing of the fish by cutting and reducing the size of the nets until the fish are confined to a very small space and then they're killed. The swordfish, as we said, in the Strait of Messina is very very common there. It's one of the most common fish. E questi vediamo appunto alcuni piatti tradizionali del tonno, per esempio, che non si butta nulla, la bottarga fatta con l'uovo di tonno, oppure il tonno bottarga. Mentre questo è un tonno con all'interno dell'aglio, della menta e del pomodoro. Questi sono degli involtini di pesce spada, quindi con all'interno sempre gnoli, uva passa e pane grattugiato. E queste sono invece le sarde a beccafico. Okay, so the fish we mentioned, the tuna, the bottarga, is a particular dish that uses most of the tuna itself with garlic, mint and tomatoes. Tuna rolls. Then there's the involtini fish spada, it's a swordfish roll, swordfish rolls.
prego, sì. E questo invece è il minutino, sono del pane grattugiato con masse fino. With grated cheese, fennel and raisins. E queste invece sono le salse a vecchiatico, quelle che sono, sembrano degli uccelletti, quelle che dicevamo prima durante la cucina del Monzì. This is the sardia beccafico, that is what... Un piatto povero che però queste sarde arrotolate con dentro sempre pane grattugiato, passa e finori danno questa immagine che sembrano appunto degli uccelli, quindi la coda degli uccelli. So these are sardines with grated bread, raisins and fennels, while fennels are made to resemble their poor people's fare, they're made to resemble more aristocratic Monsu cuisine. La carne invece non aveva una grande importanza, anche perché si poteva mangiare soltanto nelle occasioni di feste poche volte, e comunque i bovini erano utilizzati soprattutto come forza lavoro. E veniva invece utilizzato il maiale, oppure meglio i capretti, e poi anche gli animali da cortile, quindi le galline e conigli. Qua vediamo delle immagini, quindi dell'aglassato. Okay, so meat was important, but it was not eaten very often among poor people because they couldn't afford it. So it's not as important as other dishes. It was eaten only during feasts, rarely. The bulls, the bovines were used mainly for work. Sometimes they would consume pig, pork, lamb, and hens and rabbits. Quindi vediamo appunto l'aglassato, che dicevamo prima era il tocco di carne con la cipolla stufata, il falso magro. Okay, so this the aglassato top left with diceva con la cipolla, quindi glassato, glacé. So it's glacé with onion. C'è il falso magro, quindi that's questi it. Erano sempre piatti della cucina del Monzù. This is the false magret, the again Monsu kitchen, così. Gli involtini invece di carne, l'arrosto panato palermitano. The meat rolls and the breaded roast. Sì. E poi invece del maiale, la salsiccia, le crostate ripiene. Sausage, pork, the stuffed ribs. La gelatina che viene fatta con tutti i resti, quindi con le patene, con tutti gli spiracci del maiale. This is the gelatin which is used, it wraps the various remnants of the pig. E qui invece la gallina ripiena e il coniglio con le verdure. And this is rabbit with vegetables. E i vegetali, quindi le verdure. Vediamo in questa immagine uno dei mercati palermitani, quello della cucciria, e qui la famosa cucciria del pittore Augusto. Tra le verdure appunto caratteristiche siciliane, dico per esempio alcune preparazioni tipiche sono i pomodori essiccati al sole, oppure l'estratto di pomodoro che viene fatto ancora all'interno della Sicilia, esponendo appunto al sole la salsa di pomodoro. Ok, so we have the top left we have the Palermo Marche, the Bucciria, which is depicted in the bottom left in a painting by Renato Guttuso. Then we have typical Sicilian vegetables, which are dried in the sun, applicate al sole. Sì, e anche l'estratto di pomodoro, quindi la salsa concentrata. That is concentrated, dried, sun-dried tomatoes. Queste sono invece le zucchine, sono delle zucchine che raggiungono anche la lunghezza di 1.5 meters. These are zucchinis that are as long as 1.5 meters. Queste sono le foglie di queste zucchine che vengono utilizzate per quella minestra della pasta con i tenerumi, oppure this is used in a soup, the pasta with tenerumi. Oppure queste zucchine vengono utilizzate con lo zucchero per fare delle marmellate per dolci, oppure i nastri. Those zucchini are used with sugar to make jams. Oppure i nastri che vanno a decorare la cassata di ricotta siciliana. Or these strips for the Sicilian cassata with ricotta. Tra i legumi ricordiamo per esempio le fave, che è un piatto tipico del matto di fave,
cognome deriva proprio dal termine ammaccare, quindi schiacciare, e quindi questo appunto è un'altra minestra tipica siciliana. Ma... So that's a fava bean soup with crushed fava beans, sì. Di macco di fave. Invece le melanzane sono sicuramente il piatto più utilizzato, qui per esempio abbiamo la parmigiana, che sono delle melanzane fritte a strati con del pomodoro, del formaggio e del basilico, oppure... basilico. Okay. So these are eggplants, which are the parmigiana, which are fried eggplants in layers with the tomato, cheese and basil. Invece la caponata di melanzane. La caponata vediamo appunto in questa immagine, sì. Queste sono le fasi di preparazione, quindi con tutte le verdure fritte, quindi le melanzane fritte, il sedano, la cipolla, i capperi, il pomodoro, le olive e poi immancabile l'agrodolce. Ok, so this is the way in which the caponata di melanzane with eggplants, caponata of eggplants is made. These are the various phases with celery, onions, pomodoro, tomatoes, olive and the capers. E poi su queste verdure, quindi tutte fritte e messe insieme, si mette l'agrodolce, quindi dell'aceto con dello zucchero, e che conferisce quel tipico appunto sapore agrodolce. In alcuni posti si mettono anche delle mandorle sopra o anche del cioccolato, del cacao, quindi è un piatto sicuramente di origine araba, anche per questo utilizzo del dolce e del salato. Ok, so this is also to this we sometimes add fried vegetables and vinegar and sugar, so you have the bittersweet taste. Sometimes almonds, sometimes chocolate or cocoa, and this of course is as a result of Arab influence. Cibo da strada, e non si può passare da Palermo senza assaggiare queste cose caratteristiche. Un tempo e ancora oggi colazione degli studenti o degli operai, ma adesso anche dei turisti che si fermano a Palermo. Il cibo da strada è venduto sia nei mercati di cui abbiamo detto prima o anche negli angoli delle strade, e si tratta di pesce, per esempio. Qui vediamo il polpo bollito, oppure i ricci, o carne, tutto quello che è il tutto quarto del bovino che viene bollito, oppure arrostito per strada, o le verdure, ecco, queste sono le quaglie, le melanzane a quaglia. Ok, so this is street food. If you ever go to Palermo, you have to see the way these types of street delicacies are prepared. Students, factory workers, they eat this way. The tourists stop in Palermo to see how this food is prepared. And in the markets, in the street corners, you have boiled fish, pescebollito, the sea urchin, octopus, okay? They're boiled and roasted right there on the street. Bollito, arrostito, di strada, diceva? E diventa quaglia. Ok, that's melanzane e quaglia. Quaglia, quelle che... Eggplants with quail. Okay, eggplants made to look like quails. E poi le mancabili, quindi le arancine. Ok, le arancine. Oppure il pane con le padelle, che non sono altro che delle fettelline di farina di ceci. Oppure questo qua, ok, so that's the pane. Pane con le panelle, sono delle frittelle di farina di ceci. Ok, so that's chickpea. Casatelle. Polenta. Ok, polenta made with chickpeas and fried. E lo sfincione, che è una pizza un po' più alta con della cipolla e del pomodoro. The sfincione, which is a kind of a pizza with onion and tomatoes. Sì. E le arancine, che insomma conosciamo adesso. Le arancine che we all know. E infine abbiamo i dolci siciliani sono famosi in tutto il mondo per la varietà, per i colori, per la ricchezza, per i profumi, per le decorazioni.
ma sono anche legati a delle feste. Non c'è una festa sia familiare che religiosa che non abbia un suo dolce appunto che lo rappresenti. Così per esempio vediamo. Okay, so the Sicilian cakes and sweets are very famous for their color, their richness, their perfumes, their decorations. Every family, every celebration, every feast has its own traditional sweets and cakes. E per esempio il buccellato è un dolce tipico del periodo di Natale, fatto con della pasta frolla e all'interno dei fichi secchi, della cioccolata, delle mandorle, riccamente decorato. Oppure la frutta. Scusi, fichi secchi, mandorle? Cioccolato, aroma di spezie, cannella, peli di garofano. Poi questa è la frutta martorana, chiamata così, è della pasta di mandorla, quindi fatta come della frutta vera, chiamata così. Scusi, signora, perché allora, questo è il buccellato, which is a typical Christmas cake, which is made with shortcut pastry, dried figs, almonds, chocolate, and then spices and flavors, and cannella, which is cinnamon. E quindi la frutta martorana deve questo nome alle monache del convento della Martorana che aspettavano un alto prelato e vollero decorare gli alberi spogli con della frutta, quindi con questa frutta che sembrava della frutta vera, quindi idea di acqua e si continua a fare adesso tutto l'anno. E questa è la cassata, la cassata di ricotta. Okay. This is the frutta martorana. This is what the tradition says that the nuns created this and decorated a tree because they were waiting for a high prelate to arrive, and it was so beautiful that it became a Sicilian tradition. Quindi la cassata del periodo di Pasqua, vedremo poi appunto come viene preparata, e nel periodo di Pasqua non possono mancare gli agnelli pasquali, quindi fatti sempre di pasta di mandorle. E questo è solo sì. Okay, this is the Easter cassata. We're going to talk about how that is made later. This is made with almond, with pasta, con le mandorle. È soltanto mandorle. Almond and sugar. Okay. And marzipan. Marzipan. Questi invece sono le sfinge di San Giuseppe, quindi il 19 marzo tutti pranzano con questa sfinge, una sorta di pasta di pigna e fritta con bella ricotta. Questi invece sono i torroni, o per meglio dire la cubaita, fatta con i semi di sesamo o con le mandorle, quindi il miele. Okay, this is the sphinx of Saint Joseph that is made with fried pastries with ricotta cheese. Okay, questo invece sono la cubaita, che è il torrone, ma chiamato comunque cubaita, quindi di origine araba. Okay, this is the cubaita, the Arab origin, similar to the torrone. Semi di sesamo oppure mandorle. Sesame seeds or almonds. Con del miele. With honey. Poi le immacabili cannoli, perché appunto chiamati cannoli perché vengono fritti attorno ad un pezzo di canna. The cannolis, because they're called cannolis because they're fried around a piece of a cane. Sì. E questo invece è il bianco mangiare, che è della crema fatta con del latte di mandorla. This is bianco mangiare, which is made with a cream extracted from almonds. E poi abbiamo ancora altri dolci, questo per esempio è la cuccia, che è un dolce tipico del giorno di Santa Lucia, quindi il 13 dicembre, c'è una storia dietro, quindi in periodo di carestia, arriva a Palermo o a Siracusa, perché a Siracusa Lucia era la santa. Cuccia no, però nelle altre parti della Sicilia, anche la Lucia si mangia per esempio. Cuccia, okay, this is the cuccia, which is created in honor of Saint Lucia, December 13, and during the times of poverty in Palermo in Siracusa, Santa Lucia, la santa di Siracusa. It's a patron saint of Syracuse. Ed è costituita quindi da grani di dal grano condito con della ricotta e del cioccolato, ma la storia wheat with ricotta and chocolate. Ma la storia è quella appunto che arrivò durante il periodo della carestia una nave carica di grano, non ci fu il tempo per panificare e quindi si utilizzò il grano così tal quale.
per Santa Lucia, soprattutto a Palermo, quindi non si mangiano prodotti panificati, quindi prodotti fatti con del grano, ma soltanto quindi la cuccia, le arancine, visto che non è grano, il gatto di patate, quindi niente. According to the legend, during the times of poverty, a ship arrived in Sicily full of wheat. There wasn't enough time to make bread with it, so that wheat was used as it was. And the feast of Santa Lucia in Palermo, you do not make bread, you don't have time to leaven the bread, so you used something that doesn't contain wheat. Mm-hmm. Or rice. Or rice. Arancine. Prego? L'arancine. Okay, l'arancine, which doesn't contain wheat. Poi qui vediamo per esempio il gelo di anguria che viene aromatizzato con del gelsomino, quindi questa è una reminiscenza del periodo arabo che introdussero appunto le piante del gelsomino. Qui vediamo sempre delle gelatine di delle cotogne. Gelo di anguria, that's the watermelon, gelo di anguria. Gelo di mellone. Prego? Gelo di mellone. Mellone? Quindi è un'anguria questa? Ok, so that's a watermelon. Which is seasoned with jasmine, again from the Arab influence. E poi invece queste sono delle gelatine di mele cotogne. These are gelatins. Quince. Qui invece ho riportato due dolci non tradizionali, ma non tradizionali della Sicilia, ma soltanto in alcuni posti. Quindi questo è lo sfoglio di Polizzi delle montagne attorno a Palermo, che viene fatto con del formaggio di pecora all'interno, delle mandorle, del cioccolato e della mortadella. Invece queste sono le mandorle. Come si chiama questa a sinistra? È sfoglio di Polizzi. Sfoglio di Polizzi. Poi Polizzi è la cittadina. Ok, that's made of pecorino cheese, sì. Pecorino cheese, almonds, chocolate and short pastries. Sì. E invece queste sono le impanatiglie di Modica con all'interno della carne bovina. Carne bovina, sì, ok, cioccolato e delle mandorle. Chocolate and almonds. Sì. E poi invece non possiamo non parlare delle granite e dei dolci. Le granite di sorbetti già ai tempi degli arabi venivano conservate nelle nevi dell'Etna o delle montagne attorno a Palermo. Oggi possiamo trovare infinite varietà di gusti. Quindi le granite di pistacchio, di mandorle, di cioccolato, di pesca, di limone principalmente, e così anche gelati. E queste sono invece le caratteristiche brioche che accompagnano il gelato o le granite. Of course, we have to talk about the granite. The sorbets are made with, used to be made with snow from the Etna mountain and the surrounding mountains in Sicily. There's an infinite number of flavors: pistachio, almonds, chocolate, peach, lemon, and so on. And there's a pastry. There are some pastries traditional pastries are made in Sicily. Brioche col tucco. Questa invece è la cassata siciliana. That's the Sicilian cassata. Quindi shows the preparation. Sì, quindi della ricotta a cui si aggiunge dello zucchero e del cioccolato, della pasta. Ricotta to which chocolate is added. E sugar. Sugar. Poi della pasta di mandorle e pistacchio e del pan di Spagna. Almond paste and pistachio. Pan di Spagna. Pan di Spagna. Sponge cake. Si impodera quindi lo stampo con questi pezzetti di pan di Spagna, quindi poi si inzuppa con del liquore, si mette della ricotta. Ok, so you put it in the mold and you put the liquor in it, you put the ricotta in, you mix. Poi si capovolge. Then you turn it upside down. Si glassa con una glassa di zucchero. You glaze it with a sugar glaze. E poi si decora quindi con i nastri di zucca, con le ciliegie candite. Con dei mandarini, con delle pere candite. That's decorated with pumpkin strips, candied fruit like cherries,
Mando le ha detto anche... No, 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 no. Nastri zucchina. Nastri zucchina, sì. Strips of zucchini, mandarin pears. Mandarin pears. Mandarin, oh, mandarin, ok. E infine i formaggi, la Sicilia quindi ha dei formaggi tipici, abbiamo anche delle, dei formaggi che hanno la, la denominazione di origine controllata, quindi TOC, abbiamo dei formaggi di latte e di mucca. So there are various Sicilian cheeses whose origin is controlled, DOC, seal of approval, from cow's milk. Questa per esempio è una razza della Sicilia orientale, la vacca modicana, dalla modicana, signora, da cui si producono quindi le trocche e i caciocavalli, il cui nome è caciocavallo e deriva perché vengono accoppiati a due o due e posti a cavallo di una trave. Questa è modicana, that's the typical cow of the eastern Sicily. Da cui si deriva il caciocavallo e the provole. Ok, so the provole from which the cheese is made, the caciocavallo is called, has that name because there are two of them and they're hanging from beams to dry. Invece questa è la capra di Urgentana, dalle caratteristiche corna a spirali e da cui si producono i formaggi quindi di pecora o di capra. E il pecorino, appunto, che abbiamo detto, uno dei più antichi formaggi che conosciamo, o il piacentino, che è un formaggio che si produce nel centro della Sicilia, da un caratteristico colore oro, perché all'interno, durante la preparazione, si mette dello zafferano o del pepe nero. Queste invece sono le ricotte. Allora, in the top left you have typical Sicilian goats with that spiral horns, from which the pecorino cheese, or the caprino cheese, have been their ancient cheeses, which is piacentino, the top right, that's the piacentino, the centro della Sicilia, from the center of Sicily, has a golden color, in, with the zafferano, saffron. E poi la ricotta fresca, appunto, che viene utilizzata per preparare i dolci o la ricotta infornata. Fresh ricotta, which is made to make, used to make sweets, cakes, and then there's the hardened ricotta, which is used to eat. Poi invece per ritornare di nuovo un po' alle origini, quindi la dieta mediterranea che diciamo fu scoperta, possiamo dire scoperta, da un ufficiale medico statunitense dopo la seconda guerra mondiale, si accorse che in alcuni paesini dell'Italia meridionale la popolazione era molto longeva e quindi ciò ha contribuito al fatto appunto che queste popolazioni si mangiavano pane e pasta, frutta e verdura e modeste quantità di proteine e anche l'utilizzo dell'olio d'oliva. La dieta mediterranea nel 2010 ha avuto un prestigioso riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio appunto dell'umanità. La dieta mediterranea. Ok, so this is the Mediterranean diet. This was discovered, quote unquote, discovered by an American medical officer after World War II. He found out that many southerners, many Italian southerners, were very long living, were very longevous, and he discovered that by eating bread, pasta, fruit, vegetables, proteins, and olive oil. Few animal proteins and olive oil. That was one of the that was the contributing factor. And in 2010, very promising, a very prestigious recognition came from UNESCO, which called the Mediterranean diet an intangible cultural heritage of humanity. Naturalmente non è soltanto la dieta mediterranea un elenco di cibi, ma è proprio uno stile di vita. So the Mediterranean diet is a veritable lifestyle, not just a list of foods. E poi infine io volevo appunto parlare della cucina, che comunque le ricette evolvono nel tempo, cambiano a seconda del proprio gusto, chi sta in cucina fa dei nuovi esperimenti, però è sempre molto importante
mantenere fede alla tradizione e anche all'utilizzo dei prodotti di ciascuna regione, alle spezie che il territorio offre. E quindi per questo io sono molto felice di far parte dell'Accademia Italiana della Cucina, che tra gli obiettivi sono proprio quelli di mantenere le tradizioni della cucina regionale, quindi anche della cucina italiana. E io con questo vi ringrazio. Recipes evolve in time, but it is important that people, of course, experiment with different types of ingredients and different combinations. But it's important to keep faith, to remain faithful to the traditions and to the use of the products and the spices that the land offers. So I'm very proud to be a member of the Italian Academy of Cuisine, which upholds the regional and the national traditions. Thank you, Daniela, very much for this wonderful, delicious, really delicious lecture. I'm really sorry that we cannot provide all this sample of all this wonderful food tonight, but Marisa, maybe you want to say a few words now. As delegata of the Accademia Italiana della Cucina Toronto delegation, I am delighted to thank you, Daniela, for coming to Toronto and giving us such a thorough presentation and understanding of what it is the Sicilian cuisine and also the history that has influenced each and every period of your very rich culinary heritage. So I thank you very, very much for coming and for giving us this opportunity to learn so much about your cuisine. I thank Academia and you for giving me this opportunity. And I would like to thank also Adriana, Dottoressa Frisella, because she is a great supporter of the Academia, and which is a cultural institution of the Italian Republic. And Adriana and the Instituto and the Academia, they team up at least once a year to bring a lecture like this to Toronto and for all of us to enjoy and to understand more. So thank you very much for coming and thank you very much at the Instituto for providing us with this opportunity. Thank you. Enjoy something, but as I said, we are going to do our best, maybe next